caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi ascoltiamo un grande italiano, forse l'ultimo grande uomo politico italiano, almeno il più radicato come grande nel nostro immaginario. Penso di non rischiare a affermare una cosa del genere. Parlo di Sandro Pertini, il nostro grande presidente, il presidente di tutti gli italiani, un grande uomo, un uomo duro, scabro, dalla personalità marmorea, veramente stoichi music, come avrebbe detto Rudolf Abel, uomo tutto d'un pezzo e soprattutto uomo dalla grande retorica, dalla grande densità retorica, ma una retorica che oggi sarebbe impensabile pronunciata da chi non è come lui, un uomo appartenente a un'altra storia, senza dubbio, a un'altra cultura, la cultura politica dei De Gasperi, la cultura politica dei Togliatti, una cultura politica di un'altra epoca, l'epoca che aveva fatto una guerra, anzi due guerre per quanto riguarda in particolare Sandro Pertini. La prima guerra mondiale e poi la seconda guerra mondiale, due guerre che avevano forgiato il suo carattere, due guerre e poi il carcere e poi la prigionia dell'esilio, insomma una vita davvero forgiata nella roccia dell'esperienza, nella roccia dei propri valori, delle proprie convinzioni, nella roccia di quegli ideali più grandi dell'individuo, più grandi dei nostri piccoli o medi o grandi egoismi, che costituiva l'orizzonte di questi grandi uomini, l'orizzonte morale, etico, politico e l'orizzonte di senso della loro esistenza. Ecco perché loro potevano, Pertini poteva, permettersi di essere anche retorico, diremmo oggi, cioè di costruire grandi affermazioni, di costruire e rivolgere al popolo discorsi che si appellavano ai massimi sistemi di valori. Lui lo poteva fare perché era un esempio, era un modello. Quello che diceva era quello che faceva. Non era falso, non era a caccia di like. Non gli interessava andare in TV con 3V. TV. Questo era il grande Sandro Pertini e oggi vorrei farvi ascoltare una sua dichiarazione, un suo discorso avvenuto in Parlamento che riguarda i giovani e il loro rapporto con gli esempi degli adulti e quindi la necessità per gli adulti di essere un esempio per i giovani. Ecco cosa dice Sandro Pertini. Inoltre, noi dobbiamo pensare di lavorare in una casa di cristallo. Da noi adulti, da noi anziani, deve partire l'esempio di attaccamento agli istituti democratici e soprattutto l'esempio di onestà e di rettitudine. Perché il popolo italiano ha sete di onestà. Su questo punto dobbiamo essere intransigenti prima verso noi stessi, se poi vogliamo esserlo verso gli altri. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che la corruzione è nemica della libertà. E non dimentichiamo che i giovani ci stanno a guardare. Dobbiamo, con la nostra attività di ogni giorno, con la nostra limpida condotta, essere d'esempio ai giovani e far sì che essi, stimando i membri del Parlamento, al Parlamento
guardino fiduciosi. Solo ottenendo la loro stima e la loro fiducia potremo esortarli, con la speranza d'essere ascoltati. Io credo in questa nostra gioventù. I giovani non hanno bisogno di sermoni. I giovani hanno bisogno di esempi, di onestà, di coerenza e di altruismo. Guardando la situazione oggi, sì, un po' mi commuovo, perdonatemi. Penso che abbiamo perso troppo, ma penso anche che non sia mai troppo tardi per ricominciare. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.